Ciao a tutti, sono Laura Antichi, vi presento in Minecraft Education Edition la casa rossa che ho costruito. Come potete vedere, questo è la vista, questa è la vista dall'alto della casa, un tappeto pixelato all'entrata, molto grande. E poi noi adesso la esploreremo. Quindi ci avviciniamo alla porta di entrata. Qui trovate un personaggio non giocante, che questo sarei io. Ecco. E una spiegazione di che cos'è la casa rossa. La casa rossa è il rifugio, il rilancio, la cura nella poesia e nei racconti. Questo personaggio vi parla e dice: questa è la casa rossa dedicata alla poesia, alla letteratura, all'arte, alle scienze, un posto dove incontrarsi e scambiarsi idee nella forza e fragilità dell'attitudine. Qui ciascuno può dare e ricevere ascolto e sollievo. Chiudiamo la finestra e ora vedete l'esterno adiacente all'ingresso principale. Ho messo due fari, ho messo un po' dovunque degli stendardi che rappresentano la casa e ora possiamo entrare. Nella casa. Questa, chiudiamo la porta. Non ho messo la pedana perché faciliterebbe l'ingresso degli animali. E all'ingresso troviamo la maga del tempo, che ha un messaggio da darci. Sono la custode maga del tempo, puoi modificare il ciclo della giornata selezionando il bottone specifico, ad esempio l'alba, ok, mezzogiorno, giorno, beh, facciamo dopo giorno, tramonto, scusate, è uscito questo da dietro, notte, mezzanotte. Quindi ci sono tutte le fasi della giornata, riportiamo giorno, ok. Qui a lato abbiamo quindi il giardino, l'inizio del giardino, che circonda la casa. Abbiamo anche la possibilità di fare teleport. Qui il teleport nelle diverse zone della casa. Potete cliccare, si può cliccare sui vari bottoni che ho messo, ad esempio ne prendiamo uno, andiamo al terrazzo pensile che poi scendiamo facilmente, clicco su terrazzo pensile e sono andata al terrazzo pensile. Ho un teleport ingressi nel terrazzo pensile che ho posizionato per ritornare giù. E andiamo nell'ingresso della casa, per andare all'ingresso esterno, all'ingresso della casa, andiamo all'ingresso della casa, sono tornata giù. Ora mi accingo ad entrare nel living dalla porta principale. Questo è il living. Nel living sono presenti dei personaggi non giocatori. Sono le mie amiche che leggono delle poesie. Adesso vediamo subito. Ho la luce accesa.
come vedete, ma posso azionando la leva, posso, mi viene, esce il libro, va bene, posso spegnerla. Quindi ho messo delle lampade, tutte le lampade che vedete in questo luogo sono quindi azionabili con il paletto. Quindi l'ho accesa adesso, una sorta di bottone, sono tutte accese. Ho messo dei quadri alle pareti, delle piante ornamentali, vedete che ho messo tutti i quadri. E poi questo è il leggio con il libro fotografico della casa, il book fotografico di presentazione della Casa Rossa, quindi con i punti principali e salienti di questa casa. Chiudo il book, si potrebbe andare avanti fino a 32 pagine. Poi abbiamo il primo personaggio che è Lorenza, la nostra poetessa. Sono Lorenza e legge un prologo. Ho frantumato la vita in esperienza, potermi ricomporre in cristallo. Poi abbiamo Fiona, che legge una poesia di Lorenza che ha come titolo Come negli occhi smarriti, e quindi come negli orti smarriti ai margini di strade, palazzi e incroci urbani il vento disegna senza ordine cura matte d'erbe e di fiori e si intrecciano in vita rete eccetera eccetera, tutta la poesia. Ok. Fiona ha letto la poesia, ora andiamo a Eva. Anche Eva ha una poesia da leggere di Lorenza, Veglio la città, questa è la poesia. E poi abbiamo anche Rosanna che legge la poesia Ho portato sempre di Lorenza, la nostra poetessa. Da questo living possiamo passare nella cucina. Ho messo una piccola libreria, questa è la cucina, e nella cucina potete vedere che ho messo dei quadri, delle lampade, un tavolo con delle sedie. Quindi esco dalla cucina e qui noi possiamo accedere al piano di sopra attraverso la scala, questa scala. Quindi saliamo la scala, come vedete, anche qui trovate dei quadri alle pareti, è una sala di passaggio. Ho messo anche qui una libreria, quadri anche qui. Ok, da questa ala del primo piano della casa possiamo accedere aprendo le porte alla camera da letto. Questa è la camera da letto. Anche qui ho messo le lampade azionabili, si possono accendere e spegnere. Un quadro sopra il letto, un quadro qui lateralmente, ho aperto delle finestre. C'è un terrazzino come vedete, di sfogo della camera da letto. Chiudo il terrazzino. Poi c'è un armadio, ecco, l'armadio si può aprire e chiudere, e poi dietro, nella parte laterale, il bagno,
acquista il bagno con la vasca da bagno, con anche qui padri. E delle torce per l'illuminazione. Esco dalla camera. Ok, la porta si chiude automaticamente perché ho messo una pedana, vedete. Salgo le scale e sono nel terrazzo tensile, divani nel terrazzo tensile. Potete vedere il teleporto ingressi e poi la camera del sollievo nel vicino al terrazzo pensile. Anche qui abbiamo un book, quindi delle immagini della casa, e abbiamo due personaggi, uno Kersey Libri, che rappresenta una casa editrice, e da qui possiamo accedere al sito. Chiudo, quindi questa casa editrice è rivolta a tutti coloro che cercano nel linguaggio dei libri qualcosa di nuovo rispetto al problema della libertà e della riflessione critica, eccetera, eccetera. Qui abbiamo l'editore che propone una lettura di Georges Bataille, La sociologia sacra del mondo contemporaneo. Andiamo a Bataille Inedito. E ci riporta al sito con i vari paragrafi di questo libro. Chiudo, esco in questa camera. Ho messo anche un letto, ho messo dei quadri, una libreria. Posso uscire dalla camera. La porta si chiude automaticamente perché ho messo la pedana in chiusura e posso scendere con il teleport all'ingresso principale. Quindi facciamo l'ingresso della casa. Ok, sono scesa a questo ingresso. Ora riprendiamo il nostro tour all'esterno della casa, quindi percorro il giardino. Qui troviamo l'ingresso alla piscina. Vedete che ho messo un tappeto multicolor, delle lampade che sono sempre azionabili con la leva. Questa è spenta, accesa. Le insegne. Questa è la casa. Ci sono dei divani. E poi usciamo dalla piscina e troviamo un laghetto con le ninfee. Procediamo. Qui ci sono le insegne dell'orto, l'orto, entriamo nell'orto, dovrei fare la raccolta dei frutti che sono stati seminati. Qui, come potete vedere dal cartello, la casetta delle galline con un piccolo corso d'acqua, sempre le lampade. Giro attorno alla casa, tutta fiorita, con dei rampicanti, ed ora mi
andrò volando a vedere il maneggio. Quel maneggio si trova sul retro della casa. Ho sempre dei cartelli che indicano di che cosa si tratta. Vado avanti e dentro il maneggio troviamo il cavallo Aria che ha a disposizione una vasca di acqua e che è legato a un paletto. Ritorniamo alla visione della casa, volando dell'ingresso per concludere questo tour. Abbiamo iniziato da qui e ritorniamo qui. Ciao a tutti!